Alloggi ERP, sostegno all'affitto, morosità incolpevole e ristrutturazioni, prevedere risorse nazionali adeguate. Sì, unanime alla mozione presentata da Vincenzo Ceccarelli del PD sull'emergenza abitativa. Eventi il 14 luglio, al via il cantiere internazionale d'arte a Montepulciano, presentato lo storico festival della Valdichiana Senese, candidata a capitale italiana della cultura per il 2026. Diritti, musica, jazz, a Empoli si canta per la pace con Noa il 24 luglio in piazza Farinata degli Uberti, sul palco la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo. Garantire il rifinanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti, a partire dal Fondo Sociale per l'Affitto e dal Fondo di Morosità Incolpevole, essendosi dimostrati nel corso degli anni strumenti efficaci per rispondere al disagio abitativo di una fetta rilevante di popolazione. Questo è uno degli impegni chiesti alla Giunta regionale presso il Governo nazionale nella mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sulla necessità di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, alla morosità incolpevole e alla ristrutturazione degli alloggi ERP. Nell'atto che l'Aula ha votato all'unanimità si chiede inoltre che venga previsto uno specifico canale di finanziamento finalizzato a sostenere le spese per la ristrutturazione degli alloggi, per velocizzare i tempi per l'assegnazione di tali immobili e dare risposte concrete alle famiglie beneficiarie in attesa di alloggi ERP. Accolto un emendamento di Fratelli d'Italia sull'impegno della Regione per ricavare risorse da destinare alla ristrutturazione degli alloggi ERP. Sentiamo le parole di Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del PD. Sì, una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà, vale a dire il fondo per il contributo affitti, che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda la morosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. E sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette, che per carità vanno bene, ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali. Tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione, che contiene una richiesta forte nei confronti del governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. E abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate integrative del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. E ora Francesco Torselli di Fratelli d'Italia. Sul tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozioncina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati su questo, li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni, se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Elly Schlein sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere
quello che il governo ha fatto, perché è vero che il tema del contributo affitti è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti, ma va riconosciuto, se non si vuol fare campagna elettorale, che il governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte. E dall'altra, siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, no? Quando, come si dice, quando gli dai un dito prendono il braccio, e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitti hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio edilizia residenziale pubblico toscano, che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato, perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento, ma che su questo tipo di intervento compartecipasse anche la Regione Toscana, perché la Regione Toscana, che è la proprietaria di quel bene che è rappresentato dalle case popolari di tutta la Regione, non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate. Arriva il governo Meloni e finanzia tutto. Il governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi, ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico, la Regione Toscana nella fattispecie. Questo è andato a buon fine, gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta, perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al governo nazionale di rifinanziare il fondo per il contributo affitti. Sentiamo adesso le parole di Diego Petrucci, Fratelli d'Italia, che ha ricordato qualche numero. In Toscana ci sono circa 50.000 alloggi popolari, dei quali oltre 3.000 sono vuoti. Noi pensiamo che il tema del contributo agli affitti per la morosità incolpevole sia un tema serio che debba essere affrontato. Fratelli d'Italia l'ha affrontato nello scorso coordinamento regionale, abbiamo fatto appello ai nostri parlamentari toscani a portare l'attenzione anche del governo. Ci immaginiamo che il Parlamento italiano e il governo se ne occuperanno nelle prossime settimane e ci auguriamo che venga ripristinato il fondo per la morosità incolpevole. Al tempo stesso, quando si parla di emergenza abitativa, non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti, non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturarli. Noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive da almeno 18 anni negli alloggi popolari, e con il ricavato di quel riscatto, ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì da almeno 18 anni possa acquistare quell'appartamento, con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti, ma non che non possono essere assegnati, e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani. Infine le parole di Giovanni Galli della Lega, che dice sono a favore alle misure di sostegno all'affitto e alla morosità incolpevole. Sentiamo. Allora, intanto noi ci siamo mossi soprattutto con i nostri parlamentari per quanto riguarda la morosità all'affitto e il sostegno. Assolutamente sì, saranno sempre, è un motivo per nostro di dare il contributo ai nostri cittadini, che purtroppo in questo momento il fondo non è stato sovvenzionato, però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare, e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. No, per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo, che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata, anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica. Però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Ma al di là di questo, abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni
per ristrutturare 500 appartamenti, beh, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16.000 euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16.000 euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui, ecco, mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta. E niente, non ultimo, mi sono permesso tempo addietro, proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso, personalmente, di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di 1 miliardo da destinare alla, non alla ristrutturazione, ma alla realizzazione di nuove case popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante, perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo. Spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto. Però, ecco, le due mozioni andavano nella direzione sempre di andare a chiedere al governo, quando invece ci sono anche delle responsabilità della regione e dei vari comuni. Ci sono due soluzioni, una potrebbe essere, non soluzioni, ma sicuramente che possono aiutare. Uno è l'alienazione di chi occupa appunto le case popolari e avrebbe l'opportunità di poter comprarsela eventualmente e riscattare eventualmente la casa. Perché credo che quando uno ci vive da più di 20 anni o 30 anni, poi si sente ormai casa sua. E l'altra aspetto, perché ecco, questa è un'altra cosa che secondo me la regione ha la necessità di dover fare, è quella di riorganizzare e di ottimizzare soprattutto le lode, perché come ho detto nell'intervento in aula, sono più i componenti delle lode, fra poco, delle persone che hanno bisogno degli appartamenti. Per cui sicuramente è un impegno che noi dobbiamo prenderci e dobbiamo risolvere. Si svolge da oggi, 14 luglio, fino al 30 luglio, il 48esimo Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Lo storico happening diffuso e trasversale delle arti in Val di Chiana, culla verde del Rinascimento italiano, quest'anno sarà per la prima volta anche a Pienza e al Museo Etrusco di Chiusi, a sostegno del progetto di candidatura della Val di Chiana Senese a Capitale della Cultura 2026. Le 48 edizioni del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano danno il senso della storia e della qualità di questo festival che invade l'intero territorio della Val di Chiana Senese, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. 48 edizioni danno il senso dell'importanza e della qualità di questa iniziativa da Montepulciano, la Val di Chiana Senese, terra di arte, di storia, di cultura, di bellezza. Tutto questo si tiene insieme, musica, eventi che coinvolgono le ragazze, i ragazzi più giovani, la voglia di vivere dopo questo tempo complesso della pandemia. La Toscana è terra di bellezza, è terra di libertà e ogni qualvolta si investe in cultura si investe in libertà. E sapere che da tante parti della nostra regione si potrà andare a gustare e a vivere quanta bellezza c'è in quel territorio, mi dice che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Un grande in bocca al lupo a tutti gli organizzatori e speriamo che tanti cittadini, tanti turisti possano visitare gli splendidi luoghi della Val di Chiana Senese. Presentare il Cantiere d'Arte di Montepulciano è parlare di una scuola d'arte, secondo Elena Rosignoli, consigliera regionale. Siamo a presentare qui in consiglio la 48esima edizione del Cantiere Internazionale d'Arte, una scuola d'arte, la possiamo definire, che è fautrice di divulgare la cultura e la formazione delle arti tra i giovani, tra tutte le persone che vivono nel territorio e non solo della Val di Chiana Senese. Rispecchia un po' quello che è stato il sogno del suo fondatore Enz, che ha voluto creare nella città rinascimentale di Montepulciano una specie di teatro a cielo aperto dove promuovere varie forme di musica, d'arte, con artisti internazionali, ma anche studenti, ma anche semplici appassionati.
che nel tempo si è ampliato, ampliando la loro divulgazione in tutto il territorio della Val di Chiana Senese. Ci saranno spettacoli anche nei comuni che fanno parte della Val di Chiana Senese, a partire da San Casciano dei Bagni, Torretta di Siena, Sartiano, Chiusi, tutti i luoghi dove si incontrano altre forme d'arte che sono già presenti nei luoghi. Quindi una bella occasione di scoprire un territorio, tra l'altro candidato alla Val di Chiana Senese a Capitale della Cultura 2026. E un evento come questo dà la possibilità di aumentare il progetto, la formazione, la competitività rispetto agli altri territori, appunto per un omaggio come questo a tutto il territorio della Val di Chiana Senese. Il cantiere d'arte è l'evento più importante della stagione culturale della nostra città, ha detto il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini. Sì, è un vero piacere essere qui in Consiglio regionale a presentare la 48esima edizione del Cantiere Internazionale d'Arte, un evento che per noi insomma, rappresenta sicuramente l'evento più importante della stagione culturale poliziana, nato a Montepulciano negli anni 70, quando chiaramente Montepulciano non era il borgo che tutti noi conosciamo oggi, questo grazie alla lungimiranza del maestro Enz, che vide nella Montepulciano da allora delle grandi potenzialità per poter creare un festival dai caratteri dell'internazionalità. E devo dire che insomma, nel corso di questi anni veramente c'è stata un'evoluzione tale da permettere a Montepulciano di essere conosciuta proprio nel mondo grazie al cantiere. Il cantiere che ha in particolar modo favorito anche la crescita economica di Montepulciano, con tutte le ricadute chiaramente in termini economici nel nostro territorio, non solo Montepulciano ma tutta la Val di Chiana Senese, e ha contribuito e favorito anche una crescita sociale e culturale, perché sicuramente ha arricchito l'offerta culturale, soprattutto rivolta in favore ai nostri residenti, però anche nei confronti appunto dei turisti che scelgono Montepulciano e la Val di Chiana Senese come luogo di destinazione delle proprie vacanze. E proprio per questo credo che Montepulciano si sia anche ritagliato un ruolo importante di guida nell'organizzazione di eventi culturali, grazie proprio alla presenza nel nostro territorio della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte, che tra l'altro appunto è stata scelta proprio dall'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese come soggetto operatore e coordinatore per la presentazione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026. Una sfida molto importante da parte di tutta l'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese. Non a caso il cantiere, la fondazione, nel corso delle edizioni ha sempre coinvolto tutti i comuni facenti parte della fondazione, e per l'occasione della candidatura italiana a capitale italiana della cultura proprio c'è stata la volontà di toccare tutti i comuni, 10 comuni della Val di Chiana Senese. Ogni anno la sfida di ricreare a Montepulciano un vero cenacolo d'arte trasversale, come dice il direttore artistico Mauro Montalbetti. Ma è una edizione in continuità con le due precedenti, che ha nelle commissioni di nuove opere, di nuovi spettacoli di danza o di nuove composizioni di teatro musicale. È uno dei punti fondamentali. Quest'anno superiamo le 20 commissioni, e quindi grande spazio alla creatività, grande spazio alla creatività contemporanea. Siamo particolarmente orgogliosi di un progetto che ha a che fare con la danza contemporanea. Ci sarà una compagnia del cantiere con 8 under 25 selezionati che parteciperanno a un nuovo spettacolo di danza commissionato a una coreografa hamburghese. Mi aspetto la popolazione locale e turisti internazionali durante il periodo del cantiere d'arte, ha detto Sonia Mazzini, presidente della Fondazione Cantiere d'Arte. Allora, i visitatori sono sempre molto numerosi e spesso legati anche al giro turistico con gli spettacoli del cantiere, quindi io mi aspetto che ci sia
sia la popolazione locale, perché ci sono molti ragazzi impegnati nelle produzioni sia dell'orchestra sia delle opere locali, sia artisti internazionali che vengono appositamente proprio per fare cultura e sottolineo senza cachet, perché questa è una impostazione nostra del cantiere, che possono attirare la popolazione locale in questa interazione culturale, sia i turisti che vengono a visitare questo bellissimo territorio e quindi approfittano anche degli spettacoli teatrali che sono disseminati su tutti i comuni della nostra Val di Chiana e anche incrementati quest'anno proprio in previsione della candidatura a capitale italiana della cultura. Quindi anche i comuni non partecipanti hanno degli spettacoli del cantiere. Quindi occupiamo interi spazi e luoghi anche particolari. In particolare gli scavi di San Casciano, per esempio, i musei, le piccole piazze, i vicoli, i cortili, quindi luoghi della cultura veramente anche particolari e interessanti anche per far riscoprire piccole opere architettoniche e posti anche un po' sconosciuti e non usuali, oltre che le grandi palcoscenici come la Piazza Grande e i teatri. Per la 15ª edizione di Empoli Jazz Summer Festival, il 24 luglio in piazza Farinata degli Uberti, sul sagrato della chiesa della Collegiata di Sant'Andrea, si esibirà Noah, la cantante nota per le sue battaglie sui diritti civili in Israele e nel mondo. L'evento, in parte finanziato anche dalla regione toscana e che rientra nelle iniziative di Stasera Esco e del Luglio Empolese, è stato presentato alcuni giorni fa a Palazzo del Pegaso. Sentiamo le parole del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha consegnato a Noah il simbolo della Toscana, il Pegaso alato, ricordando che manda due messaggi forti. Il primo, che la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, è una terra di diritti e di opportunità. E il secondo, che il cavallo alato con le sue zampe a terra è radicato nella storia, nei valori, nella nostra identità, ma le sue ali guardano in alto verso il futuro, quello che lei ci racconta con le sue canzoni. È stato davvero bello poter accogliere Noah in Consiglio regionale. I messaggi che manda sono messaggi forti e oggi abbiamo bisogno di messaggi che guidino, indirizzino coloro i quali hanno la possibilità di decidere verso una pace che noi chiediamo con forza, perché quello che sta avvenendo in Ucraina è davvero qualcosa di terribile e deve terminare nel più breve tempo possibile. E Noah rappresenterà uno dei tanti spettacoli, il più importante, dell'Empoli Jazz Summer Festival 2023. 15 edizioni, il senso di una comunità che cresce intorno alla musica, perché investire nella musica, investire nella cultura vuol dire investire in libertà, ed è davvero bello oggi aver ascoltato le parole di Noah, che dà il senso che la strada che abbiamo tracciata è quella giusta. Le emozioni della vita è bella hanno fatto crescere una generazione, la sua voce, le sue parole possono essere d'aiuto in questo tempo così difficile. Il consigliere regionale del territorio Enrico Sostegni ha ribadito l'importanza dell'evento, che contribuisce a far crescere il livello artistico e la qualità del festival. Sì, ci è sembrato, e ringrazio il presidente Mazzeo dell'aver accettato l'idea, un riconoscimento importante della nostra regione, che è stata la prima a abolire la pena di morte, che in quel simbolo contiene il simbolo di tutti i valori della resistenza e in particolar modo quindi anche quello della pace, all'indomani di una grande guerra che aveva sconvolto tutto il nostro territorio. E Noah è una cantante stupenda, conosciuta a livello internazionale, che ha fatto del messaggio della pace uno dei connotati della sua attività artistica e non solo, e quindi ci è sembrato veramente importante omaggiarla con il simbolo della Toscana. Contenti che il 24 sia a Empoli per un concerto straordinario e invitiamo tutti ad essere presenti. Saranno moltissimi gli artisti che si alterneranno nelle serate del festival presso il Torrione di Santa Brigida, ha detto Giulia Terreni, assessore alla cultura del comune di Empoli. Sì, la 15ª edizione vedrà tantissimi artisti alternarsi presso il Torrione di Santa Brigida, è uno degli spazi centrali lungo le mura della nostra città, e poi appunto la punta di diamante di questo cartellone sarà Noah,
in piazza Farinata degli Uberti, cioè detta Piazza dei Leoni, proprio sul sagrato della Collegiata di Sant'Andrea, che è il simbolo di Empoli, quindi un concerto che vedrà sicuramente la partecipazione di tanti cittadini, non soltanto di Empoli ma di tutto il territorio, quindi non vediamo l'ora di ospitare questo concerto, siamo veramente onorati e felici di avere una grandissima artista come Noah e quindi vi aspettiamo veramente a Empoli. Infine le parole dell'artista: tutta la mia vita è un evento per la pace, ha detto Noah. Okay, well, I'm very happy to be coming to Empoli, and of course peace has been an important part of my work and my career over 33 years. È da 33 anni che lei canta la pace e proprio per questo è contenta di essere ad Empoli. Especially since the murder of Yitzhak Rabin, which was 27 years ago. Soprattutto dall'evento che è avvenuto 27 anni fa. It's not just an event, it's the murder of Yitzhak Rabin. Sì, che è stato appunto, esatto, è stata appunto l'uccisione di Rabin, sorry for my pronunciation. Yitzhak Rabin was the prime minister of Israel and he was murdered by an extremist. Del primo ministro di Israele che è stato ucciso da un estremista 27 anni fa. That was the time I started being an activist for peace. Ecco, quello è stato l'esatto momento in cui lei ha iniziato ad essere attiva, proprio un'attivista per la pace. But I'm coming to Empoli to sing. I mean, just to sing my music, to share music. It will be a large range of songs and repertoire. So, you know, for me peace is something very, very internal. I don't come as a activist and as a spokeswoman for peace to this festival. I'm just coming to share music in the best way I can. Anche se in realtà lei ad Empoli verrà proprio per cantare il suo repertorio musicale, quindi non tanto come attivista della pace, ma proprio come cantante.